un caloroso saluto a tutti quanti per essere così numerosi stasera a questo appuntamento che rappresenta un'altra tappa importante della costruzione del PDL a Caivano. Io ringrazio, anche se non è qui ancora stasera, il senatore Nespoli, l'amico presidente Cesaro, voglio ringraziare i vice coordinatori cittadini che non vedo, Abbate, Fellino, il consigliere comunale Bellone, ringrazio il decano e presidente Zio Raffaele Cirinto, l'ex consigliere Giovanni Rizzi, la storia della destra a Caivano, il responsabile dei giovani di Caivano, Giuseppe Grande. Voglio ringraziare inoltre il consigliere provinciale Simone Monopoli, qui stasera con noi. Giorgio, anche lui qui con noi, e l'ex consigliere comunale Rino Esposito, e ringrazio di cuore veramente tutti quanti voi, sono molto emozionato stasera, vedete che io sono molto emozionato. Anche con noi ci ha trovato anche lui della presenza, perché ci arriva l'amico Nespoli. Anche Massimo Iannicevo, giusto, scusatemi, ma l'emozione è tanta, per cui può sfuggire di qualcuno, ma io ringrazio tutti quanti. Siamo quasi, Pina Puso, dopo che passiamo a parola, perché Pina dopo vuole anche lei porgere il suo saluto, una comunicazione, e quindi la annunciamo alla fine. Io voglio dire solo questo: è un anno fa quando abbiamo cominciato in questa città il percorso, abbiamo cominciato questa costruzione del popolo della libertà. Non è stato facile, lo potete immaginare tutti quanti, venivamo da una crisi politica, c'erano molte macerie. Ma fortunatamente c'era anche tanto ottimismo, tanta voglia di rinascita, di rivincita, tanta passione, e facendo leva proprio su questa passione, la mia, quella di un gruppo di amici che ancora, di collaboratori che ancora oggi voglio ringraziare vivamente, facendo del nostro senso civico disinteressato, della chiarezza, della trasparenza, della collegialità, la cifra del nostro lavoro, catalizzando non solo la semplice unione di Alleanza Nazionale di Forza Italia, ma ci arrivo subito al contributo di altre energie importanti provenienti dalla società civile, dall'area politica e culturale a cui noi facciamo riferimento. Occorreva, cari amici, fondare un luogo comune dove si potesse aprire la crescita culturale della nostra città. Bisognava prendere il meglio del passato ed insieme il meglio del presente, allargando gli orizzonti per avvicinare il PDL alla gente, per rivolgersi ai cittadini, per costruire una classe dirigente capace di fare a Caivano una politica con la P maiuscola. Il 22 novembre, lo voglio ricordare a Gigino per questa sera, noi fondammo una domenica mattina, insieme con l'amico senatore Nespoli, tenemmo a battesimo il popolo della libertà a Caivano, mentre già noi avevamo cominciato a tessere per costruire un'alleanza politica, perché visto l'approssimarsi delle elezioni amministrative a Caivano, insieme ad altre forze politiche omogenee, per affrontare e vincere le elezioni comunali. E riuscimmo a fare la coalizione centrodestra, nonostante qualcuno era scettico. Fondammo una coalizione nata soprattutto su un legame politico, su un vincolo politico, omogenea, coesa, fortemente motivata. Inizialmente, lo sapete tutti, la storia, i partiti scelsero il sottoscritto per fare il candidato a sindaco, ma io, e lo sapete bene, sono qui gli amici con cui abbiamo discusso, non esitai a farmi indietro per allargare il progetto, per creare un progetto più forte e vincente. Ci presentammo alla competizione elettorale con un'alleanza ampia, dopo una chiara scelta di campo, con un programma concordato, soprattutto con un patto stipulato tra amici, e qui stasera Simone con me, basato sulla trasparenza, sulla legalità, sulla collegialità delle nostre scelte, sulla scelta soprattutto di persone per bene, di giovani e di donne, con un candidato a sindaco credibile e autorevole. Sceglievo il consigliere provinciale Simone Monopoli. Bravo, bravo. Io ricordo bene il fruttare, il consenso, l'entusiasmo che girava intorno a noi, che a un certo punto tutti ci davano per il vincente. Tutti i pronostici erano a nostro favore.
Al primo turno infatti superammo anche il nostro avversario. I nostri competitori, come da tutti, ci temevano, tremavano. Ricordo i loro volti tesi, si organizzarono, ricorsero a tutti i modi, e noi sappiamo tutti i modi, proprio tutti. A ballottaggio purtroppo perdemmo per quella manciata di luce. Forse abbiamo peccato anche di ingenuità. Forse avremmo potuto fare di più. Ma vi assicuro che ognuno dei nostri candidati, molti di quelli che sono qui stasera, hanno dato il massimo, si sono battuti fino alla fine, con slancio e generosità. E voglio cogliere stasera l'occasione per ringraziare ancora tutti coloro che hanno riempito le nostre liste, che hanno dato il loro apporto alle nostre liste. Grazie a tutti. Bravo. Tutti preziosi e fondamentali per noi, per quello che noi stasera stiamo realizzando in questa città. Mi sia consentito un riferimento all'allora neonato PDL. Nonostante il massiccio rinnovamento degli uomini della classe dirigente, nonostante le macerie che, come dicevo, avevamo trovato, nonostante l'inesperienza, la povertà di mezzi, nonostante ostilità, e tutti sanno le ostilità che si aggiravano intorno a lui, anche quelle di casa, nonostante i tradimenti, i doppio giochismi, il PDL compì, penso, un vero miracolo a Caivano. Ha preso circa 2600 voti e per pochi voti è stato quasi il secondo partito a Caivano. Penso che sia stato un risultato che dobbiamo riconoscere. Cari amici, noi non ci siamo fatti prendere lo sconforto. In Consiglio Comunale abbiamo organizzato subito un'opposizione intransigente, dura, ma responsabile e propositiva, così come avevamo promesso ringraziando i nostri elettori, contro una maggioranza che è una consegna senza alcun colore definito, contro un'amministrazione incapace, inefficiente, scandalosa. Ci siamo organizzati. Voglio anche darvi una notizia: abbiamo creato anche un sito www.pdlcaivano.org su cui noi mettiamo tutte le nostre comunicazioni, gli interventi in Consiglio Comunale, quindi quanti vogliono possono accedere a questo sito per essere sempre informati della nostra attività. E ritengo, cari amici, che abbiamo fino ad oggi svolto un ottimo lavoro. Stasera inauguriamo questa nuova sede del PDL, del nostro partito, ma noi celebriamo stasera, lo sappiamo bene, anche l'adesione al PDL dei nostri amici dell'ABC. Noi siamo lieti di accogliere nella nostra casa gli amici consiglieri Simone Monopoli, Mario De Giorgio, insieme agli altri amici provenienti dell'ABC. Ho già detto che la loro adesione concorre a creare, a semplificare, a rafforzare ulteriormente il quadro politico del centrodestra qui a Caivano. A Simone, e Simone lo sa bene, diregano tante cose, lo svolgere lo stesso mestiere, una sincera ventennale amicizia. Entrambi condividiamo gli stessi valori, abbiamo condiviso anche una breve ma intensa esperienza amministrativa nel centrodestra, nel passato amministratore centrodestra, abbiamo lottato entrambi, sofferto e abbiamo detto basta quando abbiamo veduto che non c'erano più le condizioni per andare oltre. Soprattutto entrambi siamo di Caivano, abbiamo i figli qua e coltiviamo una speranza comune, che sia possibile anche a Caivano mettere insieme delle persone per bene, che non hanno bisogno della politica per conquistarsi uno spazio, ma credono nella realtà, nell'amicizia, e che guardandosi in faccia vogliono tentare di fare qualcosa di buono per la propria città. Oltretutto, anche sul piano personale, la scelta dell'amico Simone e degli altri amici per me è motivo di vanto e di grande soddisfazione, perché rappresenta il riconoscimento del buon lavoro che evidentemente abbiamo svolto anche l'anno, che insieme alle persone che mi sono state vicino abbiamo fatto in questi anni nel centrodestra e nel PDL anche l'anno. Il grande impegno, lo sforzo di aggregare persone per bene intorno all'idealità e ai valori del liberalismo, del cattolicesimo liberale, della destra democratica, tornando a parlare di politica, come diceva bene il nostro parroco Donato, intesa come servizio alla comunità, tornando come arte di gestire la cosa pubblica con trasparenza e con distacco. Ebbene,
quello sforzo evidentemente costruisce una battaglia che basta la pena di combattere e che si può anche vincere. E questo ci dà un'iniezione di fiducia, di speranza e di entusiasmo per il nostro futuro. Con Simone, insieme agli altri amici consiglieri, Merlone e Giorgio, stiamo svolgendo il Consiglio Comunale, come dicevo prima, un ruolo trainante di opposizione vigile e intransigente. Io voglio approfittare di avere qui stasera l'onorevole Cesaro, i nostri vertici, perché voglio accennare solo a una delle tante problematiche della nostra città, una questione degli ultimi giorni. 7 giorni fa, molto scalpore, attestato una notizia comparsa sul Mattino, in cui veniva annunciata la costruzione di un grosso impianto di compostaggio a Chevano, sì, proprio a Chevano. Ebbene, noi del PDL di Chevano, a scanso di ogni equivoco, alla luce delle tante criticità ambientali, io riconosco, perché ho fatto l'assessore all'ambiente, che sono andate sempre più sommandosi negli ultimi tempi, non vorremmo di trovarci di fronte a un ennesimo fatto compiuto dallo Schino. Pertanto, in modo chiaro e forte, manifestiamo da subito la nostra contrarietà ad offrire una volta ancora il nostro territorio ad ulteriore monnezza ed annunciamo da subito che combatteremo in ogni modo e in ogni sede per evitare che Caivano continui ad essere il mondezzario della Campania. Come vedete, cari amici, c'è molto da fare, tanta strada da percorrere ancora per crescere insieme e raggiungere traguardi importanti. Abbiamo bisogno di idee, abbiamo bisogno di gente per bene che vuole occuparsi della politica, cioè del futuro dei nostri figli. Dobbiamo prepararci per vincere le prossime elezioni comunali, per dare finalmente un'amministrazione credibile ed efficiente alla nostra città. Auguri Caivano e viva il popolo della libertà, in bocca al